possiamo iniziare. Buonasera a tutti e benvenuti a questa manifestazione promossa e organizzata dall'amministrazione civica, dall'amministrazione comunale di San Cesario, per assegnare dei riconoscimenti, chiamiamoli pure premi perché tali sono, alle eccellenze sportive di questo paese. Ce ne sono veramente tante e io li saluterei tutti accomunandoli in un grande applauso. Farete quelli individuali. Ecco, parlavo della manifestazione promossa ovviamente dal comune di San Cesario, però mi piace sottolineare che c'è stata la collaborazione del Panathlon Club Lecce. Io sono il presidente di questa associazione di sportivi, che non è un'associazione, lo ripeto sempre, di agonisti, ma è un'associazione, dico io, di idealisti, cioè di sportivi che promuovono i valori dello sport. Noi andiamo nelle scuole e nelle associazioni e parliamo dell'ideale sportivo, del rispetto dei buoni comportamenti, del fair play, del rispetto delle regole degli avversari. Cerchiamo in qualche modo di così mettere un germe soprattutto nelle giovani generazioni, in modo tale che crescendo diventino soprattutto dei bravi sportivi oltre che dei valorosi atleti in qualunque disciplina essi competano. Saluto subito le autorità, il sindaco, l'avvocato Cerpelli, quindi il sindaco, l'avvocato Giuseppe Distante, salutiamo, e la vice sindaco, la dottoressa Elisa Rizzello, mi scuso perché nella carezza non avevamo riportato il nome della vice sindaco. Grazie quindi a voi per questa bella iniziativa che credo che sia stata, anzi sicuramente è stata caldeggiata dal consigliere delegato allo sport, che sapete tutti è il cavalier Gigi Renzi. Per questo aspetto, mio collega, perché io sono stato nominato cavaliere recentemente, ho ricevuto anche io, sono stato inseguito in questo onore. Quindi niente, io passo, non so se vuole intervenire prima il delegato, facciamo intervenire il sindaco e il padrone di casa, come è giusto che sia, e gli passo dunque subito il microfono. Ecco, mi permetto di presentare un attimo Flavia Faggiano, la conoscete tutti, che mi aiuterà, insomma, faremo insieme le premiazioni, quindi farà anche lei la sua parte. Si tratta di una atleta, gioca al calcio con Lecce Women. Mi fa piacere che la collaboratrice di questa sera sia una grande sportiva. Naturalmente sono molto felice personalmente di essere qui perché ho ritrovato molti amici che non vedevo da molto tempo, poi man mano poi magari li saluterò facendo riferimento a quanto sto dicendo, però adesso non posso fare un lungo elenco delle persone sportive, grandi atleti che ho conosciuto nella mia vita e che magari, anzi, ho rivisto questa sera con molto piacere. A lei, sindaco. Buonasera a tutti, innanzitutto vi do il benvenuto da parte dell'amministrazione comunale. Volevo ringraziare innanzitutto il consigliere Luigi Renis perché veramente ha voluto fortemente questa manifestazione. E oggi la giornata è fredda, però in questa stanza si respira veramente un grande calore, perché quando parliamo di sport ci vengono in mente tutte quelle belle cose che gli appartengono. Oggi premiamo le eccellenze sancesariane, premiamo atleti paralimpici, premiamo atleti che ancora oggi esercitano la loro attività e premiamo delle grandi glorie del passato e che hanno fatto tanto per il nostro paese. E quando
parliamo di questi atleti, li accomunano, nonostante abbiano fatto tutti delle discipline differenti, li accomunano però tante caratteristiche. Li accomuna la determinazione, la passione, la voglia di vincere, di superarsi, li accomuna a volte anche le sconfitte, perché lo sport ci dà anche tanti insegnamenti, è come la vita, no? Ci sono dei momenti in cui vinciamo, altri momenti in cui le vittorie non ci sono, però ci insegnano ad andare avanti e credo che sia un grande momento quando lo vive specialmente un ragazzo per capire come si vive. Quindi abbiamo questa grande opportunità oggi di premiare i nostri concittadini che si sono distinti nelle varie discipline e abbiamo voluto fortemente questa manifestazione perché voi siate d'esempio a tutti quanti gli altri, perché a mio modo di vedere la cultura sportiva è la cultura che poi ci appartiene e che ci fa diventare veramente a tutti quanti, ci riempie soprattutto e ci migliora. Vi ringrazio a tutti per la presenza e poi lascio la parola al vice sindaco di Senezzetto. Grazie sindaco, prego. Grazie, buonasera, ben trovati a tutti. Io sono felice questa sera di essere qui con voi perché peraltro siamo in un luogo che molto spesso e anche questa sera ospita delle opere d'arte. In realtà credo che ci sono vari tipi di opere d'arte nella vita e il senso della vita di ciascuno di noi è far sì che ognuno lo sia per se stesso. Nello sport credo che si possa davvero essere delle grandi opere d'arte, intanto nella capacità di riconoscere quelle che sono le proprie attitudini, i propri doni, nella capacità di affidare questi doni nelle mani di istruttori, di persone competenti che seguono il percorso formativo. E soprattutto il dono più grande che secondo me vi accomuna è la passione, la tenacia, la determinazione nel portare avanti ciò che poi diventa parte essenziale della vostra vita, no? Non è più lo sport come una disciplina da svolgere occasionalmente, ma diventa sostanza del progetto di vita di ciascuno di voi. In tutto questo siete così ancora più bravi di quanto si potesse immaginare, perché attraverso quello che fate rendete tutti noi orgogliosi del vostro operato e in tante occasioni, che talvolta mi capita anche di verificare, di vedere attraverso Facebook, portate San Cesario sul podio di competizioni veramente importanti, che siano dilettantistiche, che siano le Paralimpiadi, che siano dei campionati nazionali. Questo credo che sia da un lato importante, ma dall'altro, per quanto riguarda lo spirito di appartenenza, non faccia differenza, perché quando ciascuno di voi viene premiato per qualcosa è come se stessimo premiando tutta la comunità che in quel momento rappresentate, premiate la vostra famiglia che vi segue in tutti i sacrifici, che lo so che non è semplice, no? Portare avanti quando uno svolge un'attività sportiva ad un livello un pochino più impegnativo. Portate i successi che riuscite a conseguire anche a scuola, che non sono affatto banali perché le ore di allenamento sono tante. Quindi siete sicuramente delle opere d'arte, lo sono le vostre famiglie che vi accompagnano, lo sono i vostri istruttori, i vostri maestri che vi seguono amorevolmente in questo cammino e lo siete voi ogni giorno che scegliete di continuare a utilizzare nel migliore dei modi questi doni che possedete. Io vi ringrazio perché di sabato sera non sempre è così semplice, no? Abbandonare le nostre abitudini e ritrovarsi in un momento di collettivo in cui la comunità si ritrova. Questo è un bellissimo momento per ritrovarci e per premiare le eccellenze nello sport e nella vita. Grazie a tutti. Grazie a lei, dottoressa Rizzello, per le belle parole, per il saluto che ha rivolto a questo auditorio. Devo anche io ribadire che ci troviamo in una sede molto bella, solo che salendo pensavo che si arrivasse in paradiso, perché primo piano, secondo piano, terzo piano, non arrivavamo mai in questa sala. Non ho preso l'ascensore, non so se funzionava. Comunque, questa era solo una battuta. Passo subito il microfono al cavaliere Luigi Reyes. Sia felice dire poco. È un primo obiettivo che mi sono posto dal giorno in cui mi sono candidato come amministratore per questo paese e l'ho voluto fortemente questo evento, perché
L'ho desiderato anch'io tantissime volte negli anni trascorsi. Guardate, il governo ha riconosciuto i miei meriti, il mio paese non l'ha fatto. Io sono stato nominato Cavaliere della Repubblica per meriti sociali e sportivi. Se io chiedo a voi, San Cesario, quanti sanno di questo? Nessuno. E questo vorrei che non succedesse, o perlomeno vorrei che le cose cambiassero. Vorrei che San Cesario sapesse chi ha fatto la storia sportiva, e come è stato più volte detto, lo sport è cultura, lo sport è storia, lo sport è salute. Quindi, se noi ci pensiamo bene a quanto lo sport può comunicare, può fare, può educare, ma non solo ai bambini, anche a tutte le fasce di età. E questa sera avremo la conferma, perché non solo premieremo dei ragazzi, così come era stato comunicato, da 14 anni in su, e in su intendo anche fino a 90 anni, non abbiamo 99, non abbiamo 99 anni, speriamo magari che ci arrivino i nostri sportivi, ma abbiamo persone veramente capaci di età importante, che fanno delle imprese che a mio avviso le possiamo definire storiche. Io non posso che ringraziarvi perché tutti quanti avete accettato questo invito, è il primo punto di una linea che durerà nei prossimi anni. Grazie ancora e buon proseguimento. Grazie, grazie a tutti, complimenti per questa iniziativa. Ora passiamo subito alla consegna di questi riconoscimenti, delle targhe che conserverete sicuramente, che custodirete sicuramente con molta attenzione e con molto piacere. Però prima voglio dire altre due parole, voglio salutare, dovrei salutare tanti altri, però mi limito a 4-5 persone, e due grandi sportivi che ho visto nascere sportivamente e crescere da quando erano esordienti, immaginate, Gigi Garcia e Robertino Rizzo, adesso. Questo significa che mi sono fatto vecchio, ma insomma ancora non sono rincretinito come pensava Franco Panzera, che mi ha visto e mi ha chiesto chi sono io. Dico: Franco Panzera, come hai fatto? Dopo 35 anni non ci vedevamo, è stato giocatore mio a Cavallino. Quindi ecco, un saluto Franco. Gli sportivi salentini che non conoscono una persona che è in questa sala, evidentemente non sono degni di essere chiamati, ritenuti sportivi, perché qui c'è una istituzione del calcio, c'è Annino. Annino Ticelli, al quale si deve davvero tanto, il calcio deve tantissimo. Lui ha cominciato col sindaco, quel sindaco che stava più a Roma che a San Cesario, ma ha fatto tante cose, si chiamava Zanchi, l'avvocato Zanchi, l'avvocato Lezzi, cioè mi ricordo io alcuni lì, e lui, però lui c'era sempre, loro purtroppo sono mancati alla fine. Ecco, e l'altra cosa, l'altro saluto è per una personalità con cui ho collaborato, perché nella mia storia professionale ci sono 36 anni di addetto stampa nella provincia, e quindi con Salvatore Capone, con l'onorevole Capone, io ho lavorato a strettissimo contatto, e finisco con questo piccolissimo racconto. Con lui, sono stato con lui ai mondiali del 2006, ai mondiali di calcio, siamo stati una settimana a Düsseldorf. Stavamo a Casa Azzurri, quindi ogni giorno con i giocatori, con tutta la nazionale, pranzavamo con loro. La nazionale vinse il titolo mondiale, noi partecipammo a un torneo di biliardino, io e lui in coppia, e arrivammo secondi. Fummo battuti dal trombettista e chitarrista di Enrico Ruggeri, lui non se le ricorda forse queste cose. In finale, una finale accesissima di calcio Balilla, fumo battuti, appunto, arriviamo secondi. Sì, calcio e arriviamo secondi, però poi ci consola, ripeto, il trombettista e il chitarrista di Enrico Ruggeri, che stava lì perché la sera poi c'era intrattenimento musicale, eccetera. E quindi l'Italia, noi perdemmo, ma l'Italia vinse, e questo fu l'apoteosi, non la tutela. Dopo avervi raccontato, e questo
ringraziamo e sicuramente poi ci sarà modo anche di dire, di aggiungere qualcosa alla consegna dei premi, no? Che faremo, chiederemo naturalmente al sindaco, alla vice sindaco, al delegato dello sport di procedere anche ad altri, poi questo lo farai tu però, va bene? Allora, cominciamo da Aurora Maria Milo, che viene presentata da Claudia Fagiano. L'atleta della Federazione FIGICA ha vinto nel 2022 in provincia di Salerno le medaglie d'oro nella specialità del combattimento, nella specialità palesmata misto, palesmata femminile e polismata misto. Complimenti, complimenti ad Aurora. Palesmata misto, palesmata femminile, poli Damas a squadra anno 2022, per il costante impegno sportivo e per aver dato lustro alla nostra comunità. Complimenti. Se le motivazioni sono riportate sulla targa, è inutile che le legga la Flavia. Allora, legge la Flavia e poi vengono consegnate, giusto perché sarebbe una inutile ripetizione. Allora, ora chiamiamo chiediamo di avvicinarsi al nostro palco Chiara Panzera. Il presidente e l'allenatore di Chiara, il presidente della società sportiva e l'allenatore Sandro Rubino. Signor Sandro, complimenti anche a lei ovviamente, che istruisce Chiara. Complimenti a Chiara. Chiara Panzera è un'atleta praticante la scherma con arma alla spada. Nel 2022 ha ottenuto i seguenti risultati: terza classificata assoluta a spada, nona campionato italiano a squadre, prima Coppa Italia interregionale assoluti, seconda campionato regionale giovanili spada, seconda qualificazione interregionale assoluti e prima qualificazione interregionale giovani. Premio al Presidente del Consiglio Viviana Zizia, nonché mamma dell'atleta. Ovviamente poi facciamo le foto, quindi prego tutti i premianti, quando diventeranno premiati, di fermarsi un attimo per farsi fare la foto con le nostre autorità. È la volta di Chiara Diaferia. Giulia, chiedo scusa. Giulia è un'atleta della Federazione FIGICA, ha vinto nel 2022 in provincia di Salerno le seguenti medaglie d'oro: nella specialità palesmata misto, nella specialità palesmata femminile, nella specialità polismata. Premia la vice sindaco, la dottoressa Rizzello. Per gli eccellenti risultati ottenuti a livello regionale e nazionale con la Federazione FIGICA nelle discipline del palesmata misto, palesmata femminile e polidamas a squadra anno 2022, per il costante impegno sportivo e per aver dato lustro alla nostra comunità. Complimenti Giulia. Complimenti naturalmente anche da parte nostra. Grazie. Premiamo Simone Pireno, atleta tecnico di pallavolo.
Simone è un atleta e tecnico pallavolista, campione provinciale FIBA nella categoria Open Mist di pallavolo, sia come tecnico federale e sia come atleta. Secondo posto campionato provinciale GIPS Open Misto, vice campionale nazionale secondo posto nel campionato AXI categoria Open Misto. Premio il sindaco, prego sindaco, premia, premia il delegato allo sport, bene. Ciao Simone, complimenti. Allora Simone, le sue performance l'ha già dette Flavia, quindi per il costante impegno sportivo e per aver dato lustro alla nostra comunità. Continua e abbiamo bisogno di atleti come voi, vuol dire, ne stiamo parlando in questi giorni per costruire qualcosa sulla pallavolo San Cesare. Grazie. Francesca Spedicato, atleta della Federazione Italiana Sport Equestri. Francesca è un'atleta della Federazione FISE nella disciplina del completo, ha ottenuto nel 2022 i seguenti risultati. Seconda posizione nella classificazione nazionale Rider Progetto Sportivo Livello 2 Cavalli, Tina Provincia di Torino. Prima classificata nel campionato regionale categoria 2 e tappo progetto sport 2 cavalli Lecce. Seconda classificata progetto sport 2 livello 2 cavalli a Archinazzo Romano. Nella disciplina del dressage ha ottenuto il secondo posto nei campionati regionali categorie esordienti a Lizzanello di Lecce. Nelle discipline del Senetto ostacoli ha ottenuto il terzo posto al concorso divisione federale di 110 di Sardegna. Grazie sindaco. Aspetta Francesca Spedicato per il costante impegno sportivo e per aver dato lustro alla nostra comunità. Complimenti. Complimenti a Francesca e naturalmente l'applauso e la foto di rito. Ed è la volta di Fiorella Durante, atleta della Federazione Italiana Tiro con l'Arco. Atleta della FIT, prima classificata senior femminile 24esimo torneo internazionale 70-50 OR a San Marino, oltre a numerosi piazzamenti a livello regionale e nazionale. Quella è una scoperta per me questa sera, non sapevo di questo tuo risultato, quindi complimenti Fiorella. Come vedete sono occasioni per scoprire e conoscersi, talvolta diamo per scontato qualunque cosa, invece abbiamo davvero delle eccellenze. Quindi Fiorella, complimenti davvero, ti premiamo per il costante impegno sportivo e per aver dato lustro alla nostra comunità. Con l'occasione di... Complimenti. Giustamente queste manifestazioni hanno bisogno di passione, hanno bisogno di impegno, di attenzione, perché l'organizzazione non è molto semplice e anche di sponsor. E quindi ringraziamo l'amministrazione comunale, ringrazia la farmacia Terragno, San Cesariani e l'ASD, l'associazione dilettantistica Tre Casali, di cui è stato fondatore per molti anni presidente, non so se lo sei ancora, e io da presidente l'ho conosciuto perché organizza delle bellissime, da molti anni, delle bellissime manifestazioni di atletica leggera e mi complimento con te anche per questo impegno che non è politico-amministrativo. Grazie, ti dico soltanto un istante il microfono, ovviamente gli
gli storici di San Cesario, chi ha letto la storia di San Cesario sa bene che San Cesario nasce su tre nuclei, e quindi questa associazione è nata a San Cesario, eravamo 8 atleti, adesso la più numerosa della Puglia conta circa 450 persone, quindi vedete quanto per fare lo sport, dai bambini di 5 anni e lì sì abbiamo atleti novantenni. Grazie. Ecco, mi viene di fare una riflessione, ma quanti di voi sapevano della esistenza di tanti atleti bravi che competono, che gareggiano a livello regionale, nazionale in tutti gli sport e vincono e fanno grandi figure e fanno in rappresentanza anche del loro comune, perché indirettamente insomma portano gloria, portano attenzione e successo con le loro vittorie al loro paese di origine, quindi a San Cesario. Sapevate voi che c'erano degli atleti nel tiro con l'arco che fanno molto bene, nell'equitazione magari, insomma, nell'equitazione forse sì, ma insomma non tanti, non tutti. Ecco, allora diciamo che questo evento ha anche questa importanza, l'importanza di aver fatto conoscere alla cittadinanza, alla comunità sancesariana, questi grandi sportivi compaesani, concittadini. Allora ora premiamo Sonia Pascali. Sonia è una primatista nazionale di categoria alla gara internazionale del passatore, campionessa provinciale alla 10 km su strada, di corsa campestre 5 km su strada e vincitrice dei circuiti Salento Tour e Salento Gold, oltre a molti primati su gare di pista. Anche come ex presidente dell'atleta, perché sicuramente sarà stata o sarà tesserata per la SD Trecasali di San Cesario, oggi di Lecce però. Esatto, volevo precisare una cosa, perché abbiamo detto il passatore, pochi sanno che il passatore sono 100 km, quindi questa ragazzina qua della manifestazione, una gara internazionale. Brava. Questa gara internazionale del passatore prevede l'attraversamento dell'Appennino tosco-emiliano. Non mi ricordo da dove parte, so che arriva a Forlì, a Faenza. Un paio, però insomma, è importante. Parte da Firenze e arriva a Faenza. 100 km. Davvero complimenti di lui. Veniamo Silvia Bartolucci, judoka. Silvia è una campionessa regionale di judo 2021, prima classificata al torneo Italia 52 kg 2021 a Napoli, prima classificata a Grand Prix 2022 a Bali, prima classificata a trofeo internazionale 2022 57 kg Napoli. È inutile parlare dei campioni olimpionici che abbiamo avuto nel judo ultimamente, nel taekwondo, sono due ragazzi mesagnesi dell'Aquila, l'altro non mi ricordo, che hanno conquistato la medaglia d'oro nelle ultime due olimpiadi, quindi auguri e complimenti in bocca al lupo alla nostra Silvia. Ilaria Lettere, ora diciamo Ilaria Lettere. Ilaria è una campionessa regionale cadetti 57 kg anno 2021 e 2022, terza classificata trofeo Italia 2021 57 kg a Napoli, seconda classificata Grand Prix cadetti 57 kg 2022 a Bari.
Ilaria. A Ilaria Lettere per il costante impegno nello sport e per aver dato lustro alla nostra comunità. Grazie Sindaco. Magari rimanga lì, così preme anche Alessandra Rella, che è sempre una giudoca, come si chiama Cucci e una lettere. Complimenti anche ad Alessandra. Alessandra è una campionessa regionale cadetti su 48 kg nel 2021, prima classificata a Trofeo Italia cadetti 48 kg Napoli, campionessa regionale cadetti 2022 48 kg. Prima classificata e campione italiano IDFPL di Ebenich Press, prima classificata e campione del mondo IDFPL di Ebenich Press, ha vinto oltre 20 gare a titolo provinciale e regionale e medaglia di bronzo al valore atletico del CONI. Prime parti sì, però la prima tre vedi. Va bene così, dai, leggiamo la motivazione. Ad Alessandra Rella, per il costante impegno nello sport e per aver dato lustro alla nostra comunità. Complimenti. Allora, adesso abbiamo, qualche problema con la scaletta. Allora, facciamo una cosa. Abbiamo premiato tutti, però adesso dobbiamo passare ai premi, speciali. Emanuele Abbatiani. Sono cose che capitano, ci dovete scusare, tanto si rimedia, ovvio non è che sia tanto diretta, perché presuppone un'organizzazione precedente, però dai. Allora, Emanuele Abbatiani, atleta e allenatore della Federazione Italiana Pesistica, campione italiano della stessa federazione nella distensione su panca. Secondo classificato al campionato Coppa Italia FIPE, primo classificato e campione italiano, e non so cosa significa questo acronimo IDFPL, primo classificato e campione del mondo, cosa significa questa? Questa? Prego. International Federazione Drag Free Powerlifting. Medaglia di bronzo al valore atletico del CONI. Complimenti a Emanuele Abbatiani. Complimenti ai risultati ottenuti a livello provinciale, regionale, nazionale e mondiale nella disciplina del bench press anno 2021. Complimenti. Passiamo alla premiazione di Alessandro Rollo, atleta paralimpico specialità bocce. Non c'è. E poi? Sì. Infatti per motivi familiari sono assenti sia Alessandro che Giuseppe, sono fratelli. Giuseppe Rollo. Allora, Alessandro, primo classificato e campione italiano per il 2021. Ottavo classificato ai campionati italiani assoluti nel 22, quarto classificato nelle bocce a Cinisello Balsamo nel 22, primo classificato nella gara nazionale
bocce 1 a Roma nel 2022. Giuseppe Rollo, settimo classificato ai campionati italiani assoluti, quarto classificato ai campionati italiani assoluti del 2022, prima nel 2021, secondo classificato nella gara nazionale di bocce a Cinisello Balsamo. Complimenti ai fratelli di Rollo. E premiamo anche Andrea Cozza, sempre atleta paralimpico nella specialità bocce, il presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Lupus ritira il premio per Andrea e per il fratello Rollo. A questi ragazzi bravissimi nelle bocce, abbiamo applaudito anche se sono assenti i fratelli Rollo. Ora passiamo ai premi speciali e invito a raggiungerci a Sania Baie, atleta della Sania. È stato anche 18 e 19 della nazionale del Senegal. Ha giocato in Germania e in Italia, ha conseguito la qualifica di allenatore, ha allenato le giovanili di San Cesario, ha allenato una squadra di giovanissimi richiedenti protezione internazionale e rifugiati politici. Con la squadra Rinascita ha vinto diversi campionati nelle categorie terza, seconda e prima. Nell'ambito del progetto Rete, promosso dalla Federazione del Gioco Calcio, rivolta alla comunità di accoglienza dei minori non accompagnati, ha vinto l'edizione 2021 del torneo nazionale, quindi questa è un'importante vittoria, come il premio in memoria di Emiliano Mondonico, un premio che viene assegnato a 10 tecnici che si sono distinti a livello nazionale per la promozione dello sport come strumento di inclusione e integrazione. Mi sembrano proprio le motivazioni per cui noi ci battiamo, noi del Patron, ogni giorno, quotidianamente, proprio per cercare di lanciare questo grande messaggio come sport, dello sport come strumento di formazione non solo umana e fisica, ma di formazione civile, civica, e cioè perché un grande atleta noi siamo convinti che possa, anzi debba essere un grande cittadino. Quest'anno Sissé Mustafà, calciatore proveniente dalla Refugis, ha esordito in Serie A con l'Atalanta. Keita Amé Bambà, anch'egli calciatore proveniente dalla Refugis, vestirà i colori della Ternana in Serie B. Sono sogni che sono diventati realtà. Complimenti ad Assania Baie.
presidente, il signor Vincenzo Lopi del Governo. Prego, prego, si accomodi. Naturalmente invito tutti i premiati a rimanere qui con noi fino al termine, che poi faremo una bellissima foto di gruppo, anche singole, perché poi sono cose che documentano anche l'attività del Panatron, e quindi noi abbiamo la pagina speciale, io scriverò insomma tutte queste cose. È la volta di quello che io ho definito un'istituzione dello sport e del calcio sancesariano. A Nino Vicenza. Dello stadio Zacchi del campo sportivo di San Cesare, ogni giorno era lì sul cantiere e non vedeva l'ora che terminassero i lavori per andare a giocarci con i suoi amici, e da quel giorno non ha mai più abbandonato quel campo. Quindi aveva 12 anni, adesso ne avrà una settantina, 77, quindi con la famiglia fatevi conto, da 65 anni Annino sta lì come un pilastro, no? Dello Stato. Poco più che Mangione diventò dirigente della squadra di San Cesare con il presidente Bergallo e l'allenatore Cardinale, e insieme vinsero il primo campionato della polisportiva San Cesare. Da quella vittoria sono trascorsi circa 50 anni, e in questi anni, con tanta dedizione, passione e rispetto, ha collaborato con tanti presidenti: Carlarollo, Gino Franco, Mario Liaci, Valentini, che modificò, questi sono i presidenti ovviamente, io accelero un po', non vorrei mancare di rispetto, non sembri un fatto, una trascuratezza, Valentini che modificò il nome della società polisportiva San Cesario Area Sacra, e ancora con gli allenatori Innocenzo, Caforio, Nunzio Mariano, altra gloria San Cesariano, Ginetto Capoccia, mio amico, grande attaccante, Marco Bover, per chi non lo conosce, Oscar Grego, e poi Enrico Diamante, Massimo e Roberto Lisso, che è qui, ma poi sai, qui siamo a livelli davvero di eccellenza, Aldo Taurino, Mileti, Checco Mileti, Luperto, Claudio Luperto, Adamo, Renzo e tanti altri con i quali continua ancora a collaborare. Oggi il suo impegno prosegue nel sito giovanile dello Sporting Club Lecce, il presidente Giuseppe Causo, sempre sul campo del Zanchi, che non del campo di San Cesare, che non abbandonerai mai. Oltre a fare il dirigente, la sua grande passione è stata sempre quella di fare l'arbitro. Quindi l'arbitraggio è la seconda passione. Ha diretto numerose partite quando si prospettava una gara complicata. Il presidente Pirando, l'arbitro di Serie A, lo chiamava perché era sicuro della sua professionalità e soprattutto della sua imparzialità. Prima di consegnare il riconoscimento, prima di sentire voi Annino, vi chiedo di ricordare alla maniera degli sportivi, con un applauso, Giancarlo Pirandola, che è stato un partito nostro che ci ha lasciato qualche anno fa per una brutta malattia. Prego sindaco, vogliamo, abbiamo parlato di tanti sindaci. A prima? Allora, prima della premiazione ringrazio il sindaco e tutta l'amministrazione comunale, però la cosa più bella di questa sera, io ho visto il mio grande amico. L'ho chiamato quando l'ho visto, 4 giorni fa l'ho pensato, Malorgio, era il miglior giornalista. Per partire di sport, adesso non so se lavora o non lavora, non lo so ancora. E poi tanti ricordi della sala, dell'orologio Salvatore Pegapone, che ha messo questo bell'orologio che io, quando sono andato, questo è fuori programma, quando sono andato al comune di San Cesario ogni mattina con l'avvocato Lezzi, dovevo dare la porta
a queste campane per funzionare l'orologio. Nel momento che non ha funzionato più, Salvatore Capone, sindaco di San Cesario, l'ha messo sopra qui e mi è stata una cosa bella. Scusate se non parlo bene di italiano. Appena l'ho visto giocare, l'ho chiamato alla squadra di San Cesario. Ha giocato per diversi anni, che quando faceva il gol entrava negli spogliatoi, negli spogliatoi dicevo: un povero negro oggi ha segnato. È vero, Asù? Poi ho passato della bella scuola calcio Intercampus, no, si chiamava Intercampus, eppure quando tenevo quella dell'Inter, con Roberto Rizzo e tutta la squadra del Lecce, Adamo, Luperto, tutti quanti. Quindi sono state cose meravigliose, io ho fatto veramente con passione tutto, sia allo sport che sia al lavoro, pure che ai comuni dicevano se lavoro. Io lavoravo per passione, quindi non è una cosa sola. Grazie, anche lo sanno tutti, quando ho pagato Giannino Micella, istituzione dello sport, non solo di San Cesario, ho detto che chi non ti conosce in provincia di Lecce probabilmente non è uno sportivo, non potevo aggiungere di più. Però devo dire un'altra cosa, non ci siamo messi d'accordo, perché insomma ha esagerato un po', cioè, quando l'ho visto. Io devo raccontare un secondo aneddoto. Una volta passavo da San Cesario, ho visto un manifesto di morto funebre a Nino Micella. Ti ricordi che ti ho telefonato? Mi è venuto un colpo, giuro, non è una chiacchiera, eh. C'era un signore di San Cesario che si chiamava come lui. Che non era di San Cesario, era di Copertino. Alcuni anni fa, passando per andare a San Cesario, l'edificio che io, per motivi miei, passando, e qua vedo il manifesto, Annino Micella. Gli ho telefonato però con circospezione, perché non potevo dire ma sei morto o sei vivo. È chiaro che nel momento in cui mi avesse risposto avrei capito che era vivo, però avevo questo timore, e questo è un fatto vero, eh? Allora, la premiazione, sì, la premiazione la facciamo qua dal sindaco e dal vice sindaco, dai, io mi metto con loro, mi assoluto. Che mi fa piacere. E va bene, allora, vai, ecco, prego. Posso parlare come parlano loro, eh? Naturalmente io ti auguro di vivere a lungo oltre i 100 anni, Annino, che ho raccontato quella storiella lì, ma veramente rimasi malissimo, sbalordito, perché poi va bene. Allora, premiamo Romano Antonio Lettere, riconoscimento speciale, questo maestro. Nato a San Cesario, il 6 giugno del 1980, già dall'età di 13 anni si dedica allo sport.
delle arti marziali, in particolare il judo. A 20 anni entra nella famosa e ambita Accademia Nazionale Judo Augusto Cerachini di Roma, si specializza, si diploma acquisendo il grado di cintura nera e la qualifica di istruttore. Non contento, con pochissimi spiccioli e uno zaino in spalla. Queste sono storie di vita, che vanno lette, perché sono, rappresentano degli esempi. Io avrei gradito la presenza di moltissimi giovani in queste manifestazioni, perché attraverso questi eventi si lancia, attraverso queste esperienze di vita degli sportivi, si lanciano dei messaggi positivi alle nuove generazioni che sono impegnate in gran parte a giocare con i telefonini e a fare poco sport, scusate. E allora, non contento con pochissimi spiccioli e uno zaino in spalla, parte per il Giappone e ci rimane per più di un anno. Lì si specializza al Kodokan di Tokyo, il regno delle arti marziali, acquisendo la saggezza della disciplina giapponese, oltre a tutta la formazione sulle arti marziali. Appena fa ritorno nel suo paese, apre una scuola di judo, la Dojo Arashi, che non so se lo pronuncia bene, che quest'anno compie ben 56 anni di attività, che ci vuole davvero. Era quinto Dan. Nel corso degli anni ha ricoperto diverse cariche dirigenziali a livello regionale e nazionale. Ha fatto parte dello staff di judo della Puglia, dirigendo la classe sportiva agonistica. Non ha mai smesso di seguire la sua scuola e i suoi allievi, che da sempre, seguendo i valori che contraddistinguono lo sport, continua a conquistare tantissimi successi nazionali e internazionali. È stato insignito della stella di bronzo del CONI per meriti sportivi. Lo contraddistingue l'umiltà e la disponibilità, rimanendo un punto di riferimento per tutta la comunità di San Cesano, che oggi lo premia con il sindaco, il delegato e l'antico. Io chiamerei anche il figlio Andrea Lettere. La passione con cui continua a trasmettere a centinaia di atleti lo sviluppo tecnico del judo e soprattutto valori come l'amore, la disciplina, l'onestà, il rispetto, il fair play. Orgoglio della nostra comunità. Bravo. Voglio dire solo quattro parole. 62 anni fa mi trovavo bambino. Oggi mi trovo con una grande realtà. Tutto questo per il nostro paese, per la nostra Italia. Bravo. Io ti vorrei nuovamente qui al mio fianco, perché Antonio, avvicinati un attimo a me, per favore. Perché io, Antonio è... Antonio e Nino, voglio spendere una parola insieme, voglio veramente dal mio profondo cuore. Sono due icone sancesariane e quando all'inizio parlavamo dei valori che trasmette lo sport, io ne aggiungerei anche un altro, quello sociale. Loro hanno fatto tantissimo per i ragazzi di San Cesario, anche per le persone che non avevano un solo centesimo per andare in palestra. Loro li hanno accompagnati, li hanno presi da casa, li hanno tolti dalla strada e hanno fatto un lavoro eccezionale. Veramente avete contribuito al nostro paese, avete dato veramente un grande segno di responsabilità. Anche c'erano dei ragazzi che non avevano neanche i genitori, che non li accompagnavano. Hanno fatto di tutto per accompagnarli a casa, per riportarli, erano più presenti dei genitori, veramente un grande ruolo sociale. Vi ringrazio. Thank you.
bisogna dare atto che Gigi Renis ha avuto questa intuizione, questa bella iniziativa, trovando una sponda favorevole nell'amministrazione comunale, nel sindaco di Stante, nella vice sindaco Vizzello, nella presidente del consiglio, che so che è la signora Panzera, Zizza, che è stata moglie di Franco Panzera, che ho scoperto questa sera essere stata compagna di scuola, alla scuola elementare di mia figlia. Questa è la sera delle bellissime scoperte, perché molte vostre storie, quasi tutte sono storie bellissime di vita. Io direi di farvi un applauso, perché le persone, come il maestro Lettere e come Annino, che sono state qui presentate, lodate, ovviamente, giustamente, dal sindaco, io li definisco gli eroi della modernità di questo momento difficilissimo, in cui vengono calpestati i valori, viene calpestato il rispetto, vengono calpestati anche i diritti. Allora sentire di queste persone che raccoglievano i ragazzi, veramente l'ho fatto pure io, da casa per portarli al campo, a farli fare sport, a giocare la partita nel settore giovanile, è davvero entusiasmante, almeno io mi entusiasmo e mi commuovo anche. E lo so. E aggiungere anche Gaetano Gentile. Gaetano, sì. Ma ci sono tante persone che operano nell'ombra, non nel senso che non si fanno notare. Io ne ho conosciute tante, perché ormai mi sono fatto vecchio. Allora, ora accogliamo con un applauso il primo dei due sportivi, non voglio dire per eccellenza, sono stati professionisti, però insomma, che hanno fatto conoscere un po' fuori le mura salentine il paese vostro, San Cesare. Cominciamo con Gigi Garcia. Professionisti sì, ma rigorosamente esemplari, sia Gigi che Roberto, questo ve lo posso assicurare, lo sapete. Luigi Garcia, nato a San Cesario di Lecce, questo qua insomma era ben scritto, lo leggo, ma si sapeva, mi sembrava superfluo. Cresciuto nelle giovanili del Lecce, ha giocato il ruolo di difensore con la maglia di Lecce, Regina, Roma, Cremonese, Bari, Torino, Grosseto e tanto. Ha vestito la maglia della nazionale Under 20 e Under 21. Come allenatore ha allenato il Lanciano, il Crotone, il Frosinone, il Trapani e ancora nelle vesti di vice allenatore l'Italia Under 20 e Under 21, con la quale ha vinto la medaglia di bronzo agli europei. Attualmente vice allenatore della Primavera del Lecce, orgogliosi dunque del nostro cittadino, continuo a leggere, complimenti a Gigi Garcia. Grazie.
Complimenti a Gigi Garcia. Dopodiché li ho visto nascere e crescere come calciatori. E devo dire che una volta per intervistarli, quando sono apparsi sul palcoscenico del calcio che conta, del calcio professionistico, ci creavano dei problemi. Io non dimenticherò mai un'intervista, anzi, dovevo intervistarlo e mi recai all'Equile, dove la mamma di Gigi era impiegata del comune, per chiedere il numero di telefono, perché lui stava a Roma, era andato a Roma, facevamo dei salti mortali, non c'erano i telefonini. Oggi la comunicazione è completamente cambiata, non so, fortunatamente per moltissimi aspetti, per altri insomma non tanto, ma insomma è giusto che il progresso migliori la nostra vita e non la peggiori. Allora adesso forse è l'ultimo riconoscimento, no, l'ultima roba del carro, no, riconoscimento che assegniamo e cacchi a Robertino Rizzo. Robertino, no, questa notazione la faccio dopo. Allora, di ruolo Ara, nato a San Cesario, mi scrivo, ha debuttato in Serie B con i Salentini il 29 marzo 1981 nell'incontro di Vicenza, perso a Vicenza. Dopo una stagione in maglia cosentina, fatto rientro alla base, cogliendo una storia di promozione in Serie A 1984-85, era il Lecce di Fascetti, fantastico Lecce di Fascetti. L'esordio in massima categoria avviene l'8 dicembre del 1985 contro il Como. Ha successivamente militato negli organici di Salernitana per Gemonopoli, dove ha chiuso la carriera nel 1994. Manca un particolare: in un derby Lecce e Bari, Robertino Lecce segnò il gol di Lecce. A Gigi Garcia, che non se lo ricordi, storico capitano del Bari. Questo è, siccome sono, questa è vita vissuta, mi permetto di integrare la scheda che mi è stata fornita. Come allenatore, entrato a far parte dello staff tecnico del Lecce, assunse nel 2002 la conduzione della squadra primavera e nel triennio seguente guidò i giallorossi alla vittoria di due campionati, e due scudetti in primavera, due supercoppe, una Coppa Italia, due supercoppe nazionali, sì, che comprendeva lo scudetto della Coppa Italia, giovanili. Ora è sempre a spese dell'Inter, ma lui era una squadra strepitosa, fantastica, straordinaria, castigavano tutti, la Juve, il Milan, l'Inter, chi veniva a giocare, lei ci giocava a Calimera, noi siamo a Calimera. È stata un grandissimo periodo, bellissimo, purtroppo dei medaglioni, devo dire, per Roberto come allenatore dei giovani. I nomi, fammi qualche nome di quei ragazzi, dai. C'erano tanti, da Ledesma, Pucinic, Conan, Pellè, Focino, insomma, abbastanza. Urlo, Esposito, Camisa, abbastanza. Sono tutti ragazzi che sono finiti in Serie A in nazionale addirittura. Tutti ragazzi che ha allenato per alcuni anni per la prima della Lecce. Se non ho detto, ha successivamente allenato in Lecce, la prima squadra, il Genoa, il Catania e poi il Martina, il Casano, il Matera. E mi ricordo che quando decide di andare a Matera gli dissi: ma chi te lo fa fare? Perché andò a trovare la squadra, una società in disarmo. E pagò purtroppo per la scelta. Sì, però insomma non fu, però fu un anno abbastanza tribolato, o no? No, fondamentalmente c'erano dei problemi quando arrivai e li risolvemmo, perché vincevo la Coppa Italia e i playoff nazionali e andavo in Serie C, vincevo attraverso la
mi ricordavo solo l'inizio, non la fine, perché poi attraverso il Matera che vinse la Coppa Italia ottenne il passaggio lo stesso in Serie C, quindi diciamo che fu una scelta che si rivelò, mi rimane tutto quello che ho detto, che si rivelò giusta. Allora, la premiazione per Robertino Rizzo e un grande applauso per lui. Anche per lui. Sarà un momento di unione
nel trasferimento dei valori da una generazione all'altra, allora oltre ad essere veramente comunità saremo anche una comunità di ragazzi consapevoli. In questo io voglio ringraziare a nome di tutta l'amministrazione il consigliere Gigi Rex, al quale chiedo di fare un applauso. Come lui stesso ha detto poc'anzi, si è distinto ed è stato riconosciuto per dei meriti importanti, si distingue per la sua educazione, per il garbo e per la passione che mette nelle cose che fa. Quindi lo voglio ringraziare a nome di tutta l'amministrazione. Che ho lasciato bambino vicino di casa, le nostre famiglie erano vicine di casa, molto amiche, e lo ritrovo cavaliere. Ringraziare tutti voi per questa serata di sport, di valori, di comunità e di vita. Grazie a tutti. Buona serata, buon proseguimento di serata, oggi è sabato, buona cena, eh? E facciamo la foto, grazie. Buona serata, grazie.